Siamo il paese più vecchio in Europa, il secondo nel mondo, preceduti solo dal Giappone. Nel 2050 si prevedono circa 2 miliardi di over 60 nel mondo. L'aspetto positivo è sicuramente che si vive di più, questo grazie anche al generale miglioramento del sistema sanitario, ma l'alto tasso di anziani impone sicuramente la con il nuovo assetto della popolazione ed è quindi fondamentale che i sistemi sanitari siano in qualche modo allineati con quelle che sono le esigenze degli anziani. Noi siamo in diretta con il dottor Andrea Fontanella, presidente della Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti. Da oggi fino al 16 di maggio a Sorrento si sta svolgendo e si svolgerà il 22esimo congresso nazionale della FADOI. Buongiorno dottor Fontanella. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, diciamo che proprio in virtù dell'innalzamento dell'età della popolazione italiana è sempre più importante il medico internista, quindi sta assumendo un ruolo sempre più centrale, così? Sì, in realtà è questo il cuore del problema, perché l'internista è il dottore degli adulti, cioè è colui che si occupa del paziente, della sua interezza e non della segmentazione dei singoli organi, apparati o delle singole patologie, proprio per il motivo cui lei prima accennava. Indipendentemente proprio dall'invecchiamento della popolazione, l'evoluzione della scienza e della tecnica ha fatto sì che la stragrande maggioranza delle malattie acute sia stata molto arginata. Vedi la cardiopatia ischemica, si muore molto meno di cardiopatia ischemica di quanto non fosse nel passato. Questo ha fatto sì che poi emergesse col passare del tempo tutto un insieme di condizioni patologiche che si improntano come croniche sin dall'inizio, vedi la bronchite cronica, il diabete, la progressiva insufficienza renale, e quindi ci si trova di fronte a pazienti che sono caratterizzati dalla complessità. Come lei ha detto, è vero, abbiamo allungato la vita, spesso abbiamo allungato le malattie, quindi i pazienti sono sempre più difficili, sono sempre più fragili, questo è il concetto, perché trattare una condizione polipatologica significa tener conto nell'insieme di come una patologia interferisca con l'altra e viceversa, di come i farmaci adatti ad un tipo di patologia, vedi cardiopatia ischemica, spesso pongono dei problemi con quelli che trattano la broncopatia o il diabete o la coagulazione del sangue o gli antinfiammatori per i dolori. Questo è il concetto della complessità e questo è il concetto della visione olistica dell'individuo piuttosto che della frammentazione nei singoli segmenti. Dottor Fontanella, per capire meglio, una persona anziana potrebbe anche avere purtroppo ad un certo punto problemi di deambulazione, no? Negli spostamenti, quindi per evitare che raggiunga il diabetologo, il nefrologo, il cardiologo e via discorrendo, proprio in virtù di quelle che sono le patologie ad un certo punto della nostra vita legate l'una all'altra, avere a che fare quindi con un medico solo, il cosiddetto clinico, è così dottor Fontanella? Ho capito sì, bene? Sì. Assolutamente, assolutamente. Naturalmente non è che si nega, per carità, la funzione dei singoli specialisti, ma quella che è veramente indispensabile è il coordinamento tra le singole patologie. Certo. Cioè se un individuo, indipendentemente dalle sue capacità motorie o dalla sua autonomia, va dal diabetologo, dal reumatologo, dallo pneumologo, dal cardiologo, dal neurologo, d'accordo, può avere dei saggi suggerimenti, ma si ritrova con 8 ricette, ognuna con 5 farmaci, spesso non conciliabili tra di loro. Come riassume 40 farmaci? Allora la necessità è ritornare un po' alla saggezza, alla visione globale, alla semplificazione, al coordinamento e alla conciliazione delle singole patologie per trattare la persona in sé e non soltanto le singole patologie come se fossero avulse fuori dalla realtà globale, dalla complessità del paziente anziano o comunque fragile. Ecco, FADOI, Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, si è impegnata a proporre nuovi strumenti. Voi avete messo in atto anche, avete promosso uno studio proprio con un obiettivo preciso, quello di misurare il grado di complessità di un malato. Ci può spiegare di che si tratta? Sì, la medicina è piena di score. Noi oggi cerchiamo di
rendere semplice la complessità, che non è affatto una cosa semplice, però molto spesso c'è la necessità di taluni punti di riferimento che ti permettano di dare la validazione di un punteggio, di uno score appunto, ad un paziente complesso, tenendo conto di tutte le condizioni che ne creano la complessità, cioè la multimorbidità, ovvero l'insieme delle malattie, la politerapia, cioè l'insieme delle medicine, insieme poi alla considerazione sull'autonomia, come diceva lei, del paziente e la validità dei vari organi e apparati. Riuscire a conciliare questa complessità in uno score che nasce dallo studio che lei citava, che si chiama Complimed, in un punteggio che sia più facile realizzare sulla base di un numero non esagerato, come diciamo noi, di item, cioè di singoli componenti del punteggio totale, permette di poter anche raggiungere delle considerazioni più precise su quella che potrà essere la prognosi, su decidere i tempi di dimissione dall'ospedale, che devono essere necessariamente limitati e spesso sono complessi, valutare il rischio che questo paziente si ricoveri di nuovo, stabilire la sua destinazione per ricontrolli o per assistenze domiciliari. Ecco, questo è lo scopo di creare un punteggio che permetta di dare una quantificazione alla complessità dei nostri pazienti anziani. E voi in questi giorni vi riunirete, appunto, siete a Sorrento per questo appuntamento importante, un congresso nazionale. Tra i tanti argomenti di cui parlerete, parlerete anche di quelle che sono le potenzialità, la complessità, insomma, di questi pazienti ricoverati. Qual è il vostro obiettivo finale, dottor Fontanella? Sì, il nostro convegno è un convegno nazionale in cui girano circa 2000 persone, ecco, quindi, interni di tutta Italia, certamente. D'altra parte, come dico io, le medicine interne ospedaliere sono come le stazioni dei carabinieri, cioè non c'è paese che non abbia una stazione dei carabinieri, non esiste, non può esistere un ospedale dove non ci sia una medicina interna. Ed è chiaro che l'animo fondamentale dell'internista è quello della gestione della complessità, ma siccome l'internista, la medicina interna è la madre di tutte le specialità, poi è chiaro che il convegno è diviso in riunioni di plenaria in cui si parla dei grandi temi globali della medicina e in una serie di corsi dedicati poi alle mille sfaccettature in cui la medicina interna entra, cioè in tutti i singoli campi delle patologie, anche con l'aiuto degli internisti e in collaborazione con le altre società. Difatti oggi la FADOI si pone un po' al centro di tutte le altre società con gli amici specialisti delle altre branche e si dispone aperta alla collaborazione già iniziata con gli organi istituzionali, Ministero della Salute, Agenas e così via, proprio per perseguire quegli obiettivi che sono dettati dall'ultimo piano sanitario, che mirano fondamentalmente alla appropriatezza e alla gestione di quello che viene chiamato il governo clinico, cioè la presa in carico globale e la gestione del paziente. Questo è il compito della medicina interna, cioè dei dottori. Dal punto di vista delle malattie, ma anche da quello personale, anche, no, comprendere il tipo di persona, la psicologia del soggetto, insomma, perché poi ad un certo punto della nostra vita, quando diventiamo più grandi, siamo anche più delicati, no? Tra virgolette, dottor Fontanella. Grazie per essere stato con noi, le auguro buon lavoro, magari ci ritroveremo nei nostri prossimi appuntamenti e ci racconterà di che cosa avete parlato e quali sono, insomma, poi stati i risultati di questo congresso. Grazie. La ringrazio molto per l'attenzione. Rai Isoradio, musica e notizie.